Pim pum pam pum parim pam pum, la barzelletta del mese numero 58, eccola qua, numero 58, per la serie 8, abbiamo tamponato, siamo all'esame finale e la commissione chiama uno a uno i studenti. Lupetto Bosto si presenta. Bene Lupetto Bosto, lo scritto è andato molto bene, ora una domanda finale di orale e fisica. Siamo in un vecchio vagone ferroviario e nella sua cabina fa caldo. Lei cosa fa? Ci pensa su e poi, beh, abbasso il finestrino. Bene, ottimo. Ora si deve calcolare la variazione del calore. Ci pensa su e beh. La commissione, non si preoccupi. Ci rivediamo fra 2 mesi. Avanti un altro. Ludovico Celebre. Ludovico Celebre si presenta. Bene, Ludovico Celebre. Lo scritto è andato molto bene. Ora una domanda finale di orale sulla fisica. Siamo in un vecchio vagone ferroviario e nella sua cabina fa molto caldo. Lei che fa? Ci pensa su e poi, beh, abbasso il finestrino. Bene, ottimo. Ora ci deve calcolare la variazione del calore. Ci pensa su e beh. La commissione, non si preoccupi, ci rivediamo fra 2 mesi. Avanti un altro, poi un altro ancora, e nessuno diede la risposta. Poi la commissione chiama l'ultimo. Colombo Piccione. Colombo Piccione si presenta. Bene, Colombo Piccione. Lo scritto è andato molto bene. Ora una domanda finale orale sulla fisica. Siamo in un vecchio vagone ferroviario, nella sua cabina fa molto caldo. Lei che fa? Ci pensa su e poi accendo l'aria condizionata. No, non c'è. È un vagone vecchio. Beh, mi tolgo la maglietta e la commissione. Forse ci siamo capiti. Fa molto caldo, ci sono 50 gradi, un caldo africano. Lei che fa? Boh, ti tolgo i pantaloni. La commissione, no no, fa molto caldo. Lei che fa? Ci dia una risposta. Oh, guardate, come avete capito, ci possono essere 50-60 gradi, un caldo africano. Posso morire di sete, ma io quel cavolo di finestrino non aprirò mai! Ha 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 ha!